Ragazzi, il momento è arrivato. Mr. Michael, tiriamo la manettina. Dove eravamo rimasti? Ma dove eravamo rimasti? Ragazzi, eravamo rimasti molto male, però. E invece no. C'è sempre un lieto fine. E dunque, cari amici miei, oggi per la prima volta metto in moto Mr. Michael. Mr. Michael! Ragazzi, sono emozionato. Anzi, direi che sono molto emozionato. Come potete vedere, Mr. Michael ancora è in uno stato un po' catatonico, un po' grezzo. Vedete, il sellino è momentaneamente ancora provvisorio questo qua, perché mi devo ancora attrezzare. Le manopole ovviamente non le ho ancora montate per il semplice motivo che siamo ancora in una fase di settaggio, dunque non volevo sporcarle così. La pipetta del manubrio è molto 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 provvisoria, ragazzi, molto provvisoria. Questo è un manubrio di una BMX, vedete, ci sono solo due bulloni su 4. Vabbè, ma questi sono dettagli, ragazzi. Cosa ha fatto la mia intelligenza sopraffina? Non è vero, ragazzi, sono un po' un tontolone. Cosa ho fatto però? Per evitare di schiantarmi, ho avvolto la pipetta del manubrio con del nastro da elettricista. Che ti salva sempre il nastro da elettricista. No, mi scusi, signora Mosca. Vada via, signora. Adesso cosa facciamo? Accendo Mr. Michael. Gli facciamo toccare un po' di bitume, un po' di asfalto. Facciamo il primo giro con Mr. Michael per vedere come suona star marmittozza Fire, Giannelli Fire. Tanta roba la Giannelli Fire. Tanta, tanta roba. Adesso faccio quello che avrei sempre voluto fare. Ok ragazzi, GoPro accesa. Porca miseria, mi sono dimenticato il mio controller della GoPro, dunque spero che l'immagine sia giusta. Apriamo. Oh. Ok, scappoliamo qua. Yes. Questa, ragazzi, è una delle cose più dure e con le mie manine da signorina. Tanto che non c'è mio cugino. Scusa Fede, ti rubo. Non ti arrabbiare, ti rubo. No, questo ti rubo. Ti rubo una mazzetta. Adesso vediamo di non fare danni e andiamo a inserire benza. Che poi non è benza, ma è miscela, ragazzi. Ah, oh, Mr. Michael. Vedi di non farmi fare brutta figura, Ragazzi, in questo caso cosa facciamo? Andiamo a tirare l'aria, tiriamo Mr. Michael giù dal cavalletto, portiamolo sulla salita, così non sto a correre. Ragazzi, il momento è arrivato. Mr. Michael, tiriamo la manettina. Dai, Mr. Michael. Sì, Mr. Michael. Sì. Yuppi! Sì, ragazzi. Ragazzi, questa è la prima accensione di Mr. Michael in video. Ne ho fatta una su Insta, anzi se non mi seguite andate a seguirmi. Bella, ragazzi. Avete visto, ragazzi, che la manettina dell'aria si è chiusa nel momento in cui siamo andati. No. Oh. Quando ho chiuso l'aria si è spento. Perché è freddo, ragazzi. Diamo un po' di gas. L'aria si è chiusa. No, non spegnerti. Oh, Mr. Michael. Vediamo se riusciamo ad accenderlo senza aria. Quarto tentativo. Tiriamo l'aria. Mr. Michael, così ti ingolfi. Quinto tentativo, ragazzi. Non vanno mai per il verso giusto le cose. Ragazzi,
Mister Michael, mi sa che ti stai ingolfando tu, eh. Mannaggia la miseria. Però è un'emozione sentirlo acceso. Grande Fede, sono qui adesso con Mr. Michael. Ma non ce la faccio più, che sto cercando di farlo partire, ma ogni due per tre si pianta. Fai i video, grazie Fede. Ok ragazzi, riproviamo. Senza aria. Si sta ingolfando. Non parte. Che cretino ragazzi. Che stupido, non ho aperto la benza. Che stupido che sono! Povero Mr. Michael che non c'entrava niente stavolta. No, vabbè ragazzi, cioè disiscrivetevi. Perché un idiota del genere non merita tanti iscritti. No, vabbè ragazzi. Mamma, se sono stupido. Ma se sono stupido. Non apro la benza, sono abituato a Quaddino che non ha l'apertura della benza, è tutto automatico. Riproviamo ragazzi, senza aria. Servirà l'aria, non lo so. Via, manettino. Ah, era un problema di benza, raga. Di manettino della benza. Adesso sì. Adesso sì. Ragazzi, riscrivetevi, riscrivetevi. Allora, come vedete ragazzi, c'è molto gioco, dunque il cavo dell'acceleratore secondo me è da tirare. Alziamo un po'. Oh yes! Oh sì! È ancora molto freddo, ragazzi, è ancora molto freddo. Poi raga, Mr. Michael è acceso. Ho fatto una cosa che solo un pirla come me può fare. Praticamente ho registrato metà video e ho detto Mr. Michael non parte. Poi c'era il coso della benzina chiuso. Piccio che sono. Ok ragazzi, carichiamoci lo zainetto. Affrontiamo la salita però a mano perché Mr. Michael mi sembra un po' freddo. Ancora un po' tenerone, tenerone. Mr. Michael, sei su suolo pubblico, eh? Mettiamo via le chiavi di mia zia, perché se le perdo le chiavi mi fa perdere la vita. Zompiamo sopra. Ok ragazzi, io spero che voi mi sentiate. Facciamo un piccolo test. Raga, sto andando. Aiuto! Raga, sto andando con Mr. Michael. Raga, sto andando con Mr. Michael. Raga, sto andando con Mr. Michael. Raga, non so dove mettere i piedi, però c'è questo piccolo particolare. Sì ragazzi, sì ragazzi. Sì raga, Mr. Michael è acceso, io sono sopra. Ragazzi, ma non devo mettere le pedane, sennò non so dove mettere le zampe. Mannaggia la miseria. Che emozione ragazzi, Mr. Michael. Oh, sembra che vada tutto. Il manubrio è un po' storto, cioè si storta ragazzi. Beh, questo è abbastanza normale. Facciamo così. Metto le zampe qui per il momento. Che ragazzi, va che è un drago Mr. Michael. Non lo ferma più nessuno. Bella ragazzi, bella. Faccio così. Da qui in poi scendo. Faccio finta di portarlo a mano. Esatto. Quante ne sappiamo ragazzi? Quando vedo che non c'è... Chi è che mi suona il telefono adesso? Stai fermo Mr. Michael. Ragazzi, la Chips chiama. Io rispondo